Latina Sport con Demi Salvatore, con Stredini, allenatore del Flora 92, oggi squalificato, e Daniele Porcelli, che è il numero uno per quanto riguarda il mondo futsal. Buonasera a tutte e due. Incominciamo con Daniele. Daniele, questa Virtus non ha rivali? Beh, sembra che sul campo non ci sia una squadra che riesce almeno a fermare. Ci poteva provare il Flora, loro stanno tra l'altro facendo un buon campionato nel giro di ritorno. Forse qualche cosa gli è mancato nella prima parte del campionato. Provano a fare qualcosa almeno in questa seconda parte, che è poi la parte più importante per portare a raggiungere una posizione più consona per loro. Misteri, non vedo, ce lo metto sempre, ricordi. E allora, Daniele ha detto tutto. Vogliamo dire qualcosa in più? Stasera in effetti abbiamo visto una bella squadra, un Flora che comunque ha combattuto quasi alla pari contro, appunto, dicevo, il rullo compressore chiamato Virtus Latina Scalo. Secondo me non è così, il primo tempo superiori nettamente a noi, nella cattiveria, nella voglia di vincere, ci hanno messo più di noi. Nel secondo tempo ci siamo un po' svegliati, forte del 5-0, 4-0 quando finì il primo tempo. C'è stata una reazione più di nervi che altro. Quindi complimenti a loro, meritano sicuramente il primo posto e secondo me sono la squadra più forte del campionato. Quindi complimenti a loro. I complimenti comunque fanno sempre piacere alla squadra avversaria, specialmente detto da un avversario onorevole nel senso della parola. E l'ultima domanda la pongo appunto a mister Stredini. Abbiamo visto comunque una sorta di calo da parte della sua squadra rispetto all'andata. Abbiamo visto dei giocatori nuovi e qualcuno che manca. Sì, abbiamo fatto tre acquisti a dicembre, che comunque sono tre acquisti che dovrebbero migliorare la rosa, ma purtroppo uno è fuori per infortunio, la squalifica comunque di Maciucca, cioè oggi mancavano 3-4 pedine comunque fondamentali, che una squadra come il Flora non si può permettere di perdere 3-4 giocatori titolari. Quindi le forze oggi erano queste e abbiamo fatto il primo tempo di meno rispetto al secondo, ma il massimo delle nostre forze oggi. Stiamo provando a fare un girone di ritorno, come diceva Daniele, comunque più alla nostra altezza, che secondo me non è i 20 punti che abbiamo fatto al girone d'andata, ma qualcosa di più. Quindi stiamo lavorando per quello e speriamo di cominciare a tirare fuori i frutti del lavoro fatto in settimana. Comunque in settimana ci alleniamo bene e siamo 13-14 persone, però ecco, poi ti vengono a mancare per infortunio questi giocatori, è difficile giocare poi contro una squadra come la Virtus che gioca bene, che comunque c'ha giocatori che hanno un palleggio e ci hanno messo in difficoltà. Quindi io comunque mi unisco a Daniele nel proporre i complimenti, perché la squadra ha giocato e ha giocato bene anche a cospetto di una grande compagine quale è la Virtus. L'ultima domanda a Daniele. Daniele, dietro la Virtus chi vedresti? Guardando anche un po' la classifica rapidamente, credo che sia lo Spermonga quella che forse ha il passo maggiore. Una cosa vorrei aggiungere per quanto riguarda la prova del Flora. Io credo che non è questa la partita che il Flora deve andare a prendere punti, o meglio, ci deve provare, perché giocare con la prima in classifica ti fa sempre comunque molto molto onore. Certo, il primo tempo chiuderlo sotto di 5 reti non è facile, poi nel secondo tempo andare a correre il doppio del previsto. Io credo che nelle partite qui in casa il Flora è scontato, non è facile venire a prendere punti qua, soprattutto perché guardando molto, andando molto indietro, quindi riavvolgendo un po' il nastro a quello che è stato l'anno scorso, il Flora ha difficilmente regalato punti a compagini che poi lottavano per qualcosa che valeva, al di là della prima posizione. Ha ancora tanto da poter fare e certo, regalare giocatori di spessore
a una squadra come loro, che è come tirar fuori per un mago dal cilindro la carta vincente, è tutto sempre molto più facile. Il Flora ha la possibilità in queste partite, soprattutto nelle partite casalinghe, di fare punti, ma punti che sono veramente pesanti. Non dimentichiamo che qui devono venire a giocare ancora squadre che stanno lottando e che devono veramente raccogliere, quindi conquistare punti che non sono di 3 punti lì per lì messi lì in classifica, ma sono 3 punti che alla lunga possono veramente dare tantissimo. Quindi noi ringraziamo Daniele Porcelli di Mondo Futsal e mister Seredini, e con i complimenti di tutta la redazione. Grazie a voi.